Io devo fare una confessione. Avevo sempre pensato che l'argomento dei primi tipografi, dei primi stampatori, fosse un argomento noiosissimo. Ho dovuto ricredermi. Mi sono divertito da pazzi a scrivere questo libro. E mi sono divertito soprattutto perché le fonti sono straordinarie. Le fonti fiorentine. A partire da quel grandioso momento nel 1427, grandioso per noi, non per i fiorentini, che non erano contenti per nulla, in cui il comune di Firenze decide per la prima volta di fare un catasto, cioè di costringere tutti i cittadini a dichiarare dove abitano, quale casa, quanto vale, da chi la prendono in affitto, quante terre possiedono, quanti crediti, quanti debiti, quanti figli, quante figlie. Ecco, uno strumento meraviglioso. E poi da allora hanno continuato ogni pochi anni ad aggiornare questa enorme raccolta di informazioni. Tutti mentivano naturalmente, però comunque quando elencavano i figli normalmente li elencavano con la loro età. Ecco, ricostruire la storia delle prime generazioni dei giunti stampatori vuol dire partire da un ragazzino di periferia, Giunta di Biagio, il papà di Filippo e di Luca Antonio, e seguire negli anni la storia di questa piccola famiglia che a un certo punto riesce a comprare casa mentre prima era costretta ad affittare, che a un certo punto apre un piccolo commercio e poi va male. E tu hai questi elenchi di figli, poi 10 anni dopo li ritrovi e ognuno ha 10 anni di più, tranne uno che manca e magari è morto. O una ragazza che manca e magari si è sposata semplicemente. E poi sul nome del capofamiglia qualche funzionario del catasto tira un bel frego e dice morto. E subentra il figlio maggiore. Ecco, lavorare in questo caso, anche se si trattasse non di una grande famiglia di industriali dell'epoca, ma di perfetti sconosciuti, sarebbe comunque una continua emozione. Una caratteristica che colpisce molto della vita economica della Firenze del Rinascimento è l'estrema mancanza di specializzazione. In altre parole, mercanti, artigiani sono pronti a buttarsi su qualunque affare. Poi magari si concentrano su qualcosa, ma in ogni caso è sempre previsto che possano anche occuparsi d'altro se vogliono. Del resto quando uno si specializza in libri, diremmo noi, attenzione, in libri, uno si specializza in pergamena, in carta, e poi la carta, così ragionano loro, può essere bianca oppure può essere scritta. Se è scritta è un libro, se è bianca è soltanto carta, ma tanto è sempre lo stesso negoziante che se ne occupa. Ora, un negoziante così, però, non ha una propria corporazione, ma si iscrive a una corporazione che si chiama la corporazione dei medici, degli speziali, dei merciai. Perché? I medici, ovviamente, commissionano ricette e queste ricette le fa lo speziale, ma lo speziale a bottega non ha soltanto, che ne so, appunto, prodotti medicinali, ha anche i coloranti e quindi anche i pittori sono iscritti alla stessa arte e magari ha ferramenta, chiodi, cose simili, e a questo punto anche quelli che vendono oggettini di qualunque altro tipo possono far parte della stessa corporazione, sono i merciai. Se poi appunto sei un cartolaio, ti specializzi in carta, bianca oppure già scritta, la corporazione è sempre quella. E quando tu vuoi mandare avanti i tuoi figli, beh, certo, potranno iscriversi alla stessa corporazione, però una volta che è comparsa questa grandiosa novità della stampa a caratteri mobili, e allora i caratteri mobili bisognerà pure fabbricarli. E per fabbricarli non è necessaria la competenza del cartolaio, ci vuole un'altra competenza. Ci vuole la competenza dell'orefice, che è abituato a lavorare il metallo. E allora ecco che può succedere che in una famiglia, come i figli del vecchio Giunta, che decide che c'è un futuro in questo ramo di business, ecco, può succedere che qualcuno parta da Firenze per andare a Venezia perché lì gli affari tirano di più e si faccia cartolaio, venditore di libri. E può succedere che il fratello che rimane a Firenze, Filippo, vada a bottega, niente meno che dal pollaiolo, a imparare l'oreficeria, ma di nuovo, perché poi la userà per prodursi in casa i caratteri che gli serviranno per diventare un tipografo. Nelle botteghe dei nostri cartolai ogni tanto si incontrano personaggi che conosciamo già o che conosciamo per altri motivi. A Firenze, nella bottega di Filippo di Giunta, a un certo punto compare il papà di Niccolò Machiavelli a comprare dei libri, uno dei quali noi sappiamo che Niccolò poi ha usato a scuola, effettivamente, ce l'abbiamo ancora con le sue annotazioni. Ora, una cosa interessante è che dal cartolaio i libri si compravano per lo più sciolti, non rilegati. È un'abitudine che a noi sembra strana, ma se ci pensiamo bene, intanto appunto il cartolaio è uno che è abituato a trattare risme di carta.
E la risva di carta sempre quello è, anche una volta che è stata stampata. Farsi rilegare i propri libri per tanto tempo è stata un'abitudine dei lettori, per molto più tempo di quello che potremmo credere. Io mi ricordo, mi aveva colpito tantissimo da bambino leggendo il libro Cuore, che nel libro Cuore Enrico, il protagonista, parla di un suo amichetto, compagnuccio di scuola, che ama molto i libri, ne ha già parecchi, e se li è fatti tutti rilegare nella stessa bella tela azzurra, turchina anzi, dice De Amicis. Insomma, ancora nell'Ottocento era normale comprare il libro non rilegato e un proprietario agiato si faceva rilegare i suoi libri come piaceva a lui, magari col suo stemma, ecco. Il che non impedisce naturalmente che i cartolai che ci sapevano fare, visto che dopo tutto la rilegatura è in pelle. E il cartolaio si occupa anche di pergamena, anche se la pergamena sta passando di moda, la carta costa molto meno, però la pergamena resiste per le edizioni di lusso e quindi un cartolaio in gamba è anche in grado di proporre al suo acquirente l'acquisto del libro rilegato o perlomeno l'indirizzo della bottega dove andare a farselo rilegare. E quando noi pensiamo ai tempi eroici della stampa tra fine 400 e inizio 500, ovviamente, soprattutto qua in Italia, ci viene da pensare allo strettissimo rapporto che la stampa ha avuto con il dibattito intellettuale, col dibattito letterario, con l'umanesimo. Però non dobbiamo dimenticarci che il primo libro a stampa di tutti i tempi, come tutti ricordiamo, non è stata una grande opera letteraria, come dire, mondana, è stata la Bibbia. Quando Gutenberg ha avuto l'idea che si potevano fare un sacco di soldi con questa sua nuova invenzione, il libro a cui ha pensato è stata la Bibbia. Poi Gutenberg ha fatto fallimento, a quanto pare, ma non perché fosse sbagliata l'idea. Quello che voglio dire è che noi dobbiamo immaginare la maggior parte degli stampatori come uomini d'affari senza scrupoli, che producono quello che sanno che si può vendere. Anche nella nostra editoria di oggi c'era qualche famoso leggendario personaggio dell'editoria che diceva: noi dobbiamo vendere quarti di bue, gocciolanti di sangue, e non fare cose raffinate. Nel caso dei giunti, questo significa che il più intraprendente dal punto di vista proprio economico dei fratelli, Luca Antonio, che non per niente va a Venezia, che a inizio 500 è una città economicamente molto più attiva di Firenze, ormai già l'ha proprio sorpassata, ecco, Luca Antonio non produce raffinate edizioni di classici antichi. Luca Antonio, comincia con un testo religioso di grande importanza, peraltro un bestseller dell'epoca e di tutti i tempi, L'imitazione di Cristo, che ancora oggi è nel catalogo della casa editrice Giunti, ma poi continua con quella che è veramente la produzione di massa dell'epoca, strumenti di lavoro per il clero. Il clero ha bisogno non soltanto di Bibbie, ma di messali, di antifonari, di libri di inni. E tutto questo il clero lo consuma in enorme quantità. Luca Antonio fa i soldi, fa veri soldi, tanti, producendo questo. Non quindi raffinate produzioni destinate al mercato degli umanisti fiorentini, ma strumenti di lavoro per quell'immensa struttura internazionale straricca che era allora la Chiesa. Il ramo fiorentino della famiglia vive in un ambiente dove appunto tra 4 e 500 di soldi ormai cominciano a girarne pochi, certamente meno che a Venezia. E però dove il dibattito intellettuale, soprattutto il dibattito fra letterati, il dibattito sulla lingua italiana, ecco, è attivissimo. E il fratello rimasto a Firenze, Filippo, che sicuramente rispetto a Luca Antonio a Venezia, come dire, di profitti ne farà sempre meno, e si ha l'impressione che tra i due fratelli a un certo punto che ci sia anche qualche screzio, ecco, perché, come dire, Luca Antonio comincia a guardarlo un po' dall'alto in basso, il fratello rimasto a Firenze. Però Filippo, e poi ancora più di lui suo figlio Bernardo, ecco, hanno un'intuizione diversa, cioè capiscono che nel fare lo stampatore, nel fare l'editore a Firenze, c'è anche una grande soddisfazione personale che si può ricavare. Perché gente come loro, figli e nipoti di operai, diciamocelo, di gente che stava in periferia, nel loro mestiere incontrano i grandi umanisti, che poi a Firenze sono spesso anche membri della nobiltà cittadina, appunto un Machiavelli, un Pier Vettori.
con questi grandi umanisti, prima Filippo Giunti e poi suo figlio Bernardo, sono in rapporto stretto e si capisce benissimo, andando a vedere la loro storia, che a un certo punto ci si sono appassionati a questa cosa. Si sono appassionati a fare concorrenza ad Aldo Manuzio stampando le più belle edizioni dei classici. E si sono appassionati a un mestiere in cui alle opere letterarie in genere si premetteva una prefazione. E in queste prefazioni gli umanisti fiorentini discutevano di questioni sottili che probabilmente Filippo faceva fatica a capire. C'è qualche lettera più tarda di qualcuno che si ricorda di Filippo e dice era un asino. Ma suo figlio Bernardo invece era tutta un'altra cosa. E Bernardo nei primi decenni del Cinquecento è a contatto con un ambiente che sta creando la lingua italiana moderna, ecco, dove si sta discutendo sugli standard da rispettare. E Bernardo scrive prefazioni ai libri che pubblicano. Qualcuno dice se le faceva scrivere da altri, può anche darsi. Però in ogni caso è chiarissimo che queste persone, che agli occhi dei grandi umanisti sono dei tecnici, poco più che dei servitori, diciamolo, ecco, con i quali però bisogna negoziare, con i quali è duro negoziare, strappare gli anticipi, strappare i profitti, ecco, questi che sono dei tecnici in realtà si sono appassionati. È qualcosa che Luca Antonio a Venezia, con la sua clientela di cattedrali tedesche che gli commissionavano i loro messali, non si sarebbe mai immaginato. La Bottega dei Giunti a Firenze invece è davvero anche un luogo dove si fa cultura e dove si ragiona e si discute. I primi stampatori operavano in un mercato capitalistico, sfrenato, senza regole, quasi senza regole. In particolare non esisteva quella che oggi invece è la regola fondamentale del mercato del libro, cioè il copyright, i diritti d'autore. E quando si pubblicava un libro, lo stampatore si metteva d'accordo con l'autore, si accordavano sulla spartizione degli eventuali profitti, dopodiché pubblicavano e mettevano sul mercato e nessuno impediva a un altro stampatore di riprendere tale quale la stessa opera e pubblicarla lui. L'unico rimedio poteva essere se si era ammanicati in politica, cosa che anche oggi può essere utile negli affari naturalmente, perché chi riusciva a ottenere dal proprio governo, come dire, un privilegio, allora sapeva di essere l'unico che poteva stampare certe opere. Però il privilegio valeva, appunto, se era un privilegio del governo di Venezia, valeva soltanto a Venezia. Aldo Manuzio a Venezia era l'unico che poteva stampare i classici greci, perché il governo della Serenissima aveva deciso di favorirlo, ma Filippo a Firenze se ne infischiava dei privilegi della Serenissima e poteva copiare, volendo, e ristampare i classici greci fatti da Aldo. Dopodiché il mercato, allora come oggi, era avido di novità. E le novità erano la cosa più delicata, perché ovviamente in quel piccolo mondo degli intellettuali, di quelli che si occupavano di libri, correva presto la voce. Pier Vettori ha finito il suo nuovo commento alle epistole di Cicerone, uscirà presto. Tutti erano lì in aspettativa spasmodica e gli stampatori concorrenti non ci mettevano niente a cercare di impadronirsi di una bozza dell'opera, magari corrompendo i lavoranti della concorrenza e poi magari lavorando giorno e notte uscire sul mercato battendo lo stampatore originario. Appunto, nella totale assenza di regole, era un capitalismo dove vinceva chi aveva, come dire, meno scrupoli e sapeva darsi più da fare. Forse non poi un capitalismo così diverso da quello nostro di oggi, ma ecco, almeno nel nostro mondo invece del commercio dei libri, oggi ci sono regole che ci tutelano un pochino di più. Abbiamo chiamato questo libro Inventare i libri. Beh, naturalmente, i primi tipografi, i primi stampatori non hanno inventato il libro in senso stretto. Il libro è stato inventato fra la tarda antichità e l'inizio del Medioevo, quando finalmente, per mancanza di papiro, forse solo per quello, hanno smesso di produrre i libri nel formato di scomodissimi rotoli che bisognava srotolare andando a cercare il punto che ti interessava, e hanno inventato quello che facciamo ancora noi oggi, cioè un libro rilegato con le sue pagine. Ecco. Sfogliare le pagine di un libro è qualcosa che Giulio Cesare o Cicerone non hanno mai fatto in vita loro e che invece Carlo Magno o Dante facevano esattamente come lo facciamo noi.
Dopodiché, i libri scritti a mano sotto certi aspetti erano già molto simili ai nostri, ma solo sotto certi aspetti. Quando noi andiamo a vedere i primi incunaboli, cioè i primi libri prodotti dagli stampatori nel 400, si vede che loro volevano fare con la stampa qualcosa di identico a quello che già possedevano in forma di manoscritto. Nella Bibbia di Gutenberg bisogna saperlo che è stata stampata per non immaginarsi che si tratti invece di un manoscritto medievale. E poi invece le generazioni successive, compresi i nostri giunta, inventano qualcosa di diverso, inventano nuovi formati, inventano l'idea del frontespizio, del titolo, della prefazione, inventano la differenza tra pubblicare un classico senza alcun commento, il nudo testo, oppure pubblicarlo con le note a piè di pagina. Inventano il libro tascabile, che non serve soltanto a costare meno, cosa utile, ma ormai con la stampa tutti i libri costano meno. No, il libro tascabile serve soprattutto per portartelo dietro e viene pubblicizzato scrivendo, appunto, per esempio ai condottieri per suggerirgli come sarebbe bello portarsi dietro in guerra una bibliotechina di classici dell'arte militare, appunto, consultabili anche stando a cavallo, perché il formato è quello, sta in tasca, sta nella borsa. Ecco, inventano i libri e in realtà bisogna dire che sotto certi aspetti i libri prodotti, le cinquecentine, ecco, assomigliano già in modo impressionante a certi libri nostri. Il che, se vogliamo, induce anche a questa riflessione, che noi oggi ovviamente abbiamo anche altri modi per conservare i testi, abbiamo anche altri modi per leggere. Prima, mentre parlavo dello srotolare i papiri, mi viene in mente che noi oggi scrolliamo i testi su uno schermo e quindi da quel punto di vista lì siamo tornati a un gesto antichissimo. Mi viene anche in mente però che uno dei grandi problemi del leggere sul reader è che non ci sono le pagine, che la numerazione, il testo è diviso in modi bislacchi, che non ci puoi mettere un segnalibro se non in modi appunto puramente teorici, ma non è la stessa cosa, che non lo puoi far firmare dall'autore, come invece tanti lettori continuano a aver voglia di farsi fare, ecco. E in questo senso mi sembra che ci sia poco da dire. Noi oggi abbiamo inventato altre cose mirabolanti, ma non abbiamo disinventato il libro. E il libro rimane la forma, come dire, la tecnologia più avanzata e più sicura per conservare qualunque tipo di testo. La prima generazione dei giunti, Filippo a Firenze, Luca Antonio a Venezia, non deve ancora fare i conti con un problema che invece diventerà drammatico per i loro figli, e cioè la crescente attenzione con cui la Chiesa segue e censura ciò che viene pubblicato. La Chiesa in passato ovviamente sapeva bene che il pensiero va tenuto un minimo sotto controllo e che chi afferma cose sbagliate, eresie, ecco, bisogna convocarlo e chiedergli di ripensarci. Da secoli la Chiesa faceva questo, ma non aveva mai pensato di colpire specificamente il libro in quanto oggetto. Forse proprio perché prima della stampa il libro, appunto, veniva copiato a mano, si diffondeva poco, in tempi lenti e con grande fatica, e quindi faceva più paura forse quello che un predicatore poteva dire in piazza rispetto a quello che un autore poteva affidare alla pagina scritta. Invece, dalla fine del 400 in poi, la Chiesa è costretta a fare i conti con un fenomeno del tutto imprevisto, la moltiplicazione dei libri. I libri ormai sono dappertutto e costano pochissimo. E la Chiesa progressivamente comincia ad attrezzarsi. Non è una cosa immediata, non hanno un modello chiaro in testa. E dobbiamo pensare anche che la Chiesa non è un'organizzazione puramente repressiva, come dire, un impero del male che abbia come unico scopo quello. No, la Chiesa è un'organizzazione complessa, piena di intellettuali e di gente che pensa, piena di gente che ci crede al proprio scopo, che è di portare i cristiani verso la salvezza. Dopodiché, nel momento in cui diventa così facile pubblicare migliaia di copie di libri che contengono cose pericolose, la Chiesa decide che no, lì bisogna fare attenzione. E progressivamente si arriva all'idea di fare degli elenchi di libri che sono stati pubblicati una volta, ma che non bisogna più ripubblicare. Ecco, nasce l'idea dell'indice, l'indice dei libri stampati. Ora, la cosa affascinante è che i nostri stampatori, Bernardo a Firenze, che era tutto intento a, come dire, a mettersi alla pari con i suoi nobili clienti, con i grandi umanisti di cui pubblicava le opere, discutendo con loro di teoria della lingua italiana. Luca Antonio a Venezia,
che pensava essenzialmente a fare i soldi, e suo figlio Tommaso che fa la stessa cosa, perché Tommaso viene accusato al tempo del grande assedio di Firenze del 1530, per esempio, di essere uno a cui non importa niente della politica, degli ideali, della libertà di Firenze, gli importa soltanto di fare i soldi con la sua industria. E tuttavia Tommaso, quando si comincia a parlare seriamente di imporre dei limiti all'attività dei tipografi, quando si comincia a voler imporre l'indice, Tommaso è in prima linea, insieme agli altri stampatori veneziani, che si rivolgono al governo e chiedono se davvero dobbiamo accettare questa cosa, se non è possibile metterci una pezza, evitare l'applicazione di queste norme. Ecco, devo dire, avranno avuto in mente i loro profitti, avranno avuto in mente la libertà d'azione di chi non deve preoccuparsi del rischio di infrangere delle leggi, certo, sì, però è ugualmente abbastanza commovente vedere questi uomini che comunque, di fronte a una novità, dal loro punto di vista sgradevole, che si sta progressivamente affermando, appunto, la censura ecclesiastica sulla stampa, cercano di resistere con i pochi mezzi che hanno a disposizione. E viene da pensare che effettivamente, come dire, anche in altre epoche, a chi si occupa di stampare testi, di stampare idee, ogni tanto capita di doversi porre il problema: mi adeguo oppure provo a resistere? E da questo punto di vista, forse in questo mestiere qualcosa di comune tra i nostri tempi e quelli apparentemente così lontani dei giunti del 4-500, ecco, qualcosa di comune forse c'è ancora.